L'arte è una forma di comunicazione, ho detto. Dire che la comunicazione è importante nel rapporto tra gli uomini mi sembra una banalità, quindi. E l'arte ha avuto di volta in volta varie funzioni, ma alla fine poi sempre quella di dar forma a idee, che poi fossero in qualche modo anche idee che venivano dal potere. Insomma, la religione cristiana senza Dante e senza Giotto sarebbe tutta un'altra cosa, e senza Michelangelo e così via. Quindi veicolare delle idee, un'idea del mondo, che sia giusto o sbagliato, poi questo lo lasceremo decidere. Il compito dell'arte è questo. Quindi, anche oggi, dare un'idea del mondo che è abbastanza difficile oggi, però lasciando da parte tutto quello che è accessorio, che è fondamentale, perché sennò ci si perde nei particolari, no? Invece cercare di capire quali sono le forze reali in gioco, quali sono i punti carenti, i punti su cui insistere, ed ecco perché mi auguro una rivoluzione mondiale con qualche spargimento di sangue, altrimenti non serve a niente.